La voce non c'è più, è colpa di Giroud. La voce non c'è più, è colpa di Giroud. Ragazzi, ragazzi, la voce non c'è più, è colpa di Giroud, di Maignan, di tutti gli altri. E andiamo, ragazzi, che bello, che bello, che bello. Tutto magnificamente bello, gustoso. Che bello, la voce non c'è più, è colpa di Giroud. Ragazzi, che bello, sono troppo felice. Mi raccomando, ragazzi, mi raccomando. E adesso andiamo avanti e crediamoci un po' di più in questi ragazzi. Sono contento che ieri suonavo un po' la carica, chiedevo magari anche a Giroud il gol. Ragazzi, che bello. Milano dipinta di rosso-nero, dipinta di rosso-nero. Non sentiamo, non sentiamo. Zero derby vinti e continua a fare così? Zero derby vinti, ciaone! Ragazzi, tantissimi like, spero possa essere il video con più like della storia di Milanello. Iscrivetevi numerosi, 70.000 iscritti. Che bello, che community, che bello, che squadra. Grandi, 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 grandi. Ieri abbiamo fatto anche una bella live prima della partita per caricare. Che bello, che bello, che gustoso, che gustoso. E adesso facciamo tutte le analisi del caso. Andiamo subito sulle pagelle. Ragazzi, sono non felice, non felicissimo. Sono al settimo cielo, sono in estasi, sono ubriaco di rosso e di nero. E sono milanista e quindi sono felice, felice. Che bello, ragazzi. Allora, Maignan, ragazzi, ragazzi. Maignan, quello che c'era prima, che è andato via, ci doveva togliere 15 punti. Ne parleremo. Maignan, ragazzi, nel primo tempo ci ha tenuti vivi. Ha fatto delle parate davvero molto importanti. Una di gatto sul tiro deviato di Brozovic da Kalulu. Un gatto l'ha presa. Poi il miracolo su Dumfries. Davanti lì, pac, parata. E poi ancora è uscito in scivolata su Mister Orecchione. In scivolata e lo ha pure anticipato. Altra parata, ragazzi. Magic Mike Maignan, un portiere straordinario. Io voglio dire una cosa, per la prima volta voglio dire una cosa, che secondo me questo è un fenomeno. Parliamo, cioè, se questo è una bottiglia, dobbiamo dire che è una bottiglia. Se questo è una mano, è una mano. Questo è un fenomeno. Fenomeno vero. Magic Mike Maignan. Partita assurda, primo tempo assurdo, perché nel secondo non hanno neanche tirato una volta in porta, quelli che spiazza, però che ragazzi, Maignan straordinario, gli do 10. Abbiamo un fenomeno in porta, pagato 3 cocomeri, 2 zucchine e qualche milioncino. Fenomenale, 10. Sarà lui in MVP oppure no? Lo scopriremo. Calabria e Perisic, il primo tempo ha fatto il bello e il cattivo tempo. Nel primo tempo abbiamo sofferto un po', nel secondo è cresciuto anche lui, anche in fase propositiva. Di fatto ha fatto lui l'assist a Olivier Giroud, del quale tra poco parleremo. E complessivamente per me un 6,5 ci sta. Kalulu. Allora, Kalulu ha fatto un errore quando è andato a vuoto sul colpo di testa, quando loro poi hanno segnato. Per il resto non ha sbagliato nulla. È stata una partita comunque attenta, di fisico. Lautaro ha giocato? Boh. Davvero bene. Gli do mezzo punto in meno per quell'errore. Però un 6,5 a Kalulu glielo diamo tutti, eh. E abbiamo giocato con le due riserve in difesa, eh. Ricordiamo anche questo. Romagnoli bene. Devo dire che mi è piaciuto anche lui. Di fatto abbiamo sofferto un po' sulle palle, prevalentemente, a parte la questione di Dumfries, sulle palle inattive. Però effettivamente Dzeko, Lautaro, alla fine abbiamo annullati un 7, dai, per Romagnoli. Teo, allora, Teo sulle palle alte telefonate ha dormito, quando fortunatamente è stato annullato il gol per fuorigioco di Dumfries, per fuorigioco di Perisic. Di testa dopo ancora su Dumfries ha dormito, non andava a sfondare, sembra a volte un po', non so, disorientato. L'espulsione si è sacrificato. Gli do 6, però non è stata una grande partita di Teo. Lupin Bennacer.
Ruben Benasser, tante palle recuperate anche in aria, azioni pericolose, era andato a sanarle, nel secondo tempo altre palle recuperate, dinamismo, è salito in cattedra nel secondo ed è stato sicuramente uno dei migliori. Gli do un bel 7 e mezzo, soprattutto appunto per il secondo tempo, detto che nel primo non mi era affatto dispiaciuto. Sandrino, nostro Tonali. Ragazzi, intanto quel tiro clamoroso con la smanacciata di Handanovic, dopo ancora deviato in angolo, ha corso, ha recuperato palle, è andato a fare sportellate, ha dato comunque personalità, poi soprattutto nel secondo tempo ha dato milanismo alla squadra, cosa che non guasta mai, l'avete visto anche in video nella copertina con l'esultanza. E per quanto mi riguarda ha vinto il duello con Barella. 7 e mezzo, Sandrino Tonali, ti vogliamo tutti un grandissimo bene, grande, grande, grande. Saremakers, no good, primo tempo negativo del Milan, lui buca quella palla e la fa arrivare ad Dumfries in aria, miracolo di Magic Mike Maignan, grande Magic Mike. E si fa vedere poco, aiuta anche poco sulla fascia destra Calabria con Perisic. Il voto è questo, è 5. Che sì, 57 minuti di gioco, non bene in fase offensiva, si è fatto vedere poche volte, ha ricevuto palla prevalentemente spalle alla porta, non era molto nel gioco e anche poi a livello di recupero palla non bene, non è stata una grande partita, anche lui è un 5, 5 e mezzo. Leao, ragazzi, io ho detto boh, non sta bene, non lo so, è vero che lo raddoppiavano sempre perché l'hanno un po' ingabbiato, però mi sembra che non aveva mai il guizzo, lo spunto, sembrava quasi è in campo perché non ci sono alternative, ma non sta bene, si è mangiato un gol su quella palla poi che è stata messa in angolo. Un Leao molto deludente, peccato, però abbiamo vinto e quindi chi se ne frega. 5 anche per Leao, ragazzi, sono voti sinceri, eh. Olivier Giroud, e qua voglio togliermi qualche sassolino dalle scarpe, perché onestamente ho detto nelle ultime partite non sta facendo bene, speriamo che nel derby possa farsi perdonare, però da quest'estate io sul carro di Giroud ci sono sempre stato e lo guido il carro di Giroud. Bisogna vedere un po' la media gol per un attaccante, la Bibbia, lui ha sempre segnato ovunque, ieri ha fatto quel gol, si è fatto trovare pronto, al posto giusto, al momento giusto, e mi ha fatto godere come un pazzo. Il secondo gol, ragazzi, si è bevuto, si è sorseggiato come un ciupito, un difensore forte come De Vrij. Ha fatto quel movimento e ha trafitto Handanovic. Due gol pesantissimi, due gol di un grande attaccante, che ha vinto tutto, che porta esperienza, personalità. Ragazzi, Giroud, voto 10, perché comunque ha due palle avute e ne ha messe due, una se l'è creata anche da solo, perché quello è un bel gol, ha fatto un movimento da grande attaccante qual è lui. Ragazzi, Giroud ha pagato soltanto la positività e il mal di schiena, altrimenti non sarebbe a 7 gol in campionato, sarebbe a 12-13. 7 gol, un gol ogni 125 minuti. Grande, 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 la voce non c'è più, è colpa di Giroud, voto 10, mi ha fatto godere ragazzi, ci ha fatto godere, doppietta, di cosa parliamo. Messias, non è entrato benissimo, Messias ha provato qualche volta a saltare l'uomo, un po' impreciso, non mi è piaciuto tantissimo, gli do un 6 meno. Brahim ragazzi, e se lui fosse quel giocatore da mettere a gara in corso? Non lo so, io spero possa essere sempre il giocatore anche dall'inizio. È entrato e comunque ha cambiato la partita. Tra le linee ha saltato l'uomo, si è preso qualche fallo, ha creato superiorità, è andato a dar fastidio, è andato a prendersi le sue posizioni e è finito nel gol. Lì poteva tirare meglio, però la palla è arrivata giù, l'abbiamo segnato. E gli voglio dare un bel 7 e mezzo, perché il suo ingresso al posto di Kessié ha cambiato la partita e quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare, sperando possa essere la rinascita di Brahim. Voto 7 e mezzo, bravo ragazzi, sui like, dai che voglio più like, iscrivetevi numerosissimi e andiamo. Krunic senza voto, qualche fallo ci sta. Pioli,
Allora, c'è un Pioli, poi vi do il mio MVP, ragazzi, e gasiamo alla fine perché dobbiamo fare un bilancio anche sulla classifica. E andiamo. Pioli sbaglia con il seno del poi, ovviamente, la scelta di Kessié, trequartista, io la sposavo. Devo dire chapeau a Carlo Pogliani che ha detto, secondo me Kessié lì non ci azzecca. Chapeau, ha avuto ragione ancora una volta mister Carlo Pogliani con la lavagna tattica. Però poi riconosce l'errore, rimedia, mette Brahim e quello cambia la partita, mentre il suo collega Inzaghi sbaglia poi i cambi. Devo dire altresì che nel primo tempo eravamo un po' impauriti e soprattutto sulle palle native qualcosa io lo rivedrei, nel senso che difendiamo a zona e abbiamo subito molto lì. Il gol di fatto lo prendiamo su un calcio d'angolo con addirittura un colpo non di testa ma un tiro. Fa capire che eravamo messi davvero non bene anche in altre situazioni su palle inattive. C'è un Pioli primo tempo, un Pioli secondo tempo, tiriamo il risultato, abbiamo vinto, gli do 7. Proprio perché ha saputo riconoscere l'errore e ha rimediato. Ricapitolo. Vi do il mio MVP e poi il bilancio. Anzi, il bilancio finale, ragazzi. Il campionato è riaperto, sicuramente è frizzante, come un prosecco appena tolto dal frigo. È frizzante, è gustoso, come un pancake appena sfornato. Ha un sapore bellissimo questo campionato adesso e ci siamo vinti il derby alla faccia di quello che faceva così, alla faccia di tanti, poi ne parleremo, ragazzi, ci scateniamo in questi giorni, in questa settimana, oggi pure. Dico che se non fosse per quel fischio di Serra, oggi saremo primi in classifica e se ci mettiamo pure il fallo su Giroud, il fuorigioco fischiato a Giroud, apriti cielo. Ne parleremo, parleremo anche del piangino Inzaghi. Detto questo, è un campionato ancora vivo e primo tempo molto male, ma non abbiamo mollato, abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo, siamo una squadra con gli attributi e dobbiamo andarne orgogliosi. Ricapitolo, vi do il mio MVP: 10 Maignan, Calabria 6,5, Callu 6,5, Romagnoli 6,5, 7, Teo 6, Bennacer 7,5, Tonali 7,5, Salemakers 5, che sì, 5, 5,5, Leao 5, Giroud 10, Messia 6, Brahim 7,5, senza voto Krunic, Pioli 7. L'MVP, non me ne voglia Maignan, giocatore fenomenale, sei un fenomeno, per oggi l'MVP va tutto per lui, Leroy di Milano, Olivier Giroud. Giocatore straordinario, doppietta, derby, vinto, Milano dipinta di rosso nero, la faccia di quello che la faceva nera azzurra. Ragazzi, godiamoci questa domenica, godiamoci questa settimana e proviamo a goderci questo campionato ancora lungo. Ci siamo, siamo vivi, siamo il Milan. Mettete tantissimi like qui sotto, iscrivetevi numerosissimi, mi raccomando. La voce non c'è più, è colpa di Giroud, abbiamo vinto il derby e andiamo!